Ben ritrovate a tutti e a tutti a questa nuova puntata di Pillole di Ubuntu. Ebbene sì, siamo arrivati alla numero 9. Alla prossima andremo in doppia cifra, come si suol dire. Quindi questo video dovrei pubblicarlo già nell'anno nuovo, anche se lo sto ancora registrando nel 2014, ma appunto, pausa delle feste impone che i video li possa preparare, ma non li rilascio prima dell'anno nuovo. Quindi dovreste vedere questo video già nel corso del prossimo anno 2015. Se così è veramente, vi auguro buon anno, perché ci ritroviamo appunto con questo video nell'anno nuovo. Quindi buon 2015 a tutti e partiamo con la prima pillola prevista da questa scaletta. Allora, il comando xrandr ci permette di visualizzare le specifiche grafiche della nostra scheda grafica nel terminale, appunto. Quindi, semplicemente con il comando xrandr, come c'è scritto qui, quindi facciamo xrandr e vedete che mi dice che appunto sto usando il mio portatilino, quindi c'è uno schermo solo. Non ho connesso altri schermi, risoluzione minima, risoluzione corrente, potenziale risoluzione massima. Vedete che la scheda grafica di questo mio modestissimo portatilino potrebbe arrivare addirittura a 32.000 x 32.000 pixel. Fatto sta che il mio schermo permette lo schermo di questo portatile permette una risoluzione massima di 1366x768. Voilà. Poi dice, vabbè, che è connesso con questa risoluzione. Dice che è orientato, insomma, stiamo guardando l'immagine correttamente, verticale in piedi, riflessa rispetto a noi. Bah, dice addirittura che le dimensioni in millimetri dello schermo, francamente non l'ho misurato, non so se sia, no, non può essere una diagonale, 344 mm di 34 cm orizzontale per 19,3 verticale, può essere così a occhio e croce. Poi qui ci mostra la serie di possibili risoluzioni per quanto riguarda lo schermo corrente, non un eventuale schermo connesso aggiuntivo. Quindi attualmente con l'asterisco vedete attivo questo con i 60 boh, hertz o megahertz di refresh del video, insomma di ridisegno del video. Poi ci sono altre risoluzioni inferiori, potrei andare al minimo a 640x480, eccetera, eccetera. Questa è la possibilità che mi dà la scheda grafica in collaborazione con questo schermo. Ecco. Dico così perché la scheda grafica in quanto tale, come abbiamo visto qua sopra, ha un minimo ed un massimo che sono ben inferiori e ben superiori a quelli che mi permettono lo schermo fisico legato a questo portatile. Però tant'è. Poi, vabbè, ci sono altre informazioni, il VGA, la presa VGA è sconnessa, infatti non ho connesso nulla, idem come l'HDMI, non ho connesso nulla anche se ho la presetta nel portatile, eccetera, eccetera. Vedete, diciamo che con un semplicissimo comando ottenete un po' tutto quello che volete sapere sulle vostre, sulla caratteristica della vostra scheda grafica. C'è un'altra versione di questo comando, o meglio, con un'aggiunta di un'opzione, quindi righetta, righetta, verbose, come vedete qua, che permette di ottenere informazioni più dettagliate, verbose, appunto, la versione un po' più tecnica che poi a noi, magari tutte queste cifre ci dicono sai poco queste cose, magari qualcuno di più tecnico di noi ci dirà qualcosa di più. Comunque vedete che la versione verbosa dov'è che inizia qua? Ecco, dà le informazioni che abbiamo appena visto prima, che sono forse le più interessanti per noi utenti comuni, e poi addirittura vedete cose in esadecimale, cose. Ecco le quali varie risoluzioni con più dettagli, il clock, ecco vedete i 60 Hz di refresh, verticale, orizzontale, 47 Hz, kHz, tutto questo,
Insomma, tutto quello che ha a che fare con i monitor, sincronizzazione verticale, cioè orizzontale, verticale, eccetera, eccetera. Tutti questi dettagli tecnici che possono più o meno interessare a dipendenza di chi sta guardando queste informazioni. Voilà, questa era la prima pillolina, del nuovo anno. Seconda pillola, vabbè, emettere un semplice suono da terminale, oddio, semplice dipende dal suono, comunque emettere un suono dal terminale. Siccome almeno la distribuzione Ubuntu, sistema operativo Ubuntu prevede Pulse Audio come server audio, altre distribuzioni sicuramente useranno anche loro Pulse Audio, magari altre no, altri tipi di server. Comunque, lavorando io su Ubuntu, vi presento quello che Ubuntu mette a disposizione senza dover installare niente di più. Pulse Audio si porta con sé un'utilità, un comando da terminale che si chiama PA, Pulse Audio, appunto, PA Play, quindi esegui, riproduci, e quindi è intuitivo come comando PA Play qualcosa. Ecco, io mi sono già posizionato qui nella scrivania, dove dovrei avere, e ho un file wave.wayaudio, audio, che si chiama cellular, che appunto suona come un vecchio cellulare, ecco, ve lo dico già, e proviamo appunto subito questo comando. Dai, lo proviamo subito, così sentite dal terminale uscire, ecco, un suono che richiama i vecchi tempi. E attenzione che comunque Pia Play non supporta tutti i formati audio, ma sicuramente quello aperto, OGG nella forma OGG o OGA come estensione di file, e WAV sicuramente sì, altri non mi ricordo più, forse anche l'MP3 sì, però tant'è, aveste bisogno in un vostro, per esempio, immagino io, in un vostro script bash, di emettere un avviso sonoro, che ne so, uno script che impiega tanto tempo ad elaborare quello che avete chiesto, che gli avete chiesto di elaborare, non volete stare lì davanti allo schermo, minuti, aspettare che finisca lo script, potete mettere alla fine dell'elaborazione dello script questo, per esempio, questo comando con questo suono. Voi siete in giro per la casa, sentite suonare il PC, dite ecco, voilà, è finito lo script bash, per esempio. Vi è sempre utile avere la possibilità di emettere un suono, un avviso sonoro, perché no? E voilà, anche questo ve l'ho detto. Poi, non contento di far suonare il vostro terminale, vi faccio anche vedere come si fa a far parlare il terminale senza ancora una volta installare nulla. Avete già installato nel vostro Ubuntu quanto vi serve. Perché? Perché a partire dalla versione Ubuntu 12.10, quindi quella di ottobre del 2012, quindi a partire da quella in avanti è disponibile, quindi è installato per difetto già alla partenza, installate a nuovo Ubuntu, ve lo trovate già installato, il programma SPD6, 6 che vuol dire di qualcosa in inglese, insomma, parla. E perché è installato per difetto? Perché fa parte di quella serie di moduli del sistema di accesso facilitato per disabili, ovvero immagino che sappiate che nei sistemi non solo Linux, naturalmente anche altri sistemi chiusi a pagamento prevedono delle funzionalità di aiuto e di supporto alle persone che hanno dei problemi, non so, di vista, di audio, di udito, scusate, di vista o altri problemi. Anche di movimento, ecco, non tutti magari riescono a muovere il mouse come si deve, eccetera, eccetera. Ci sono questi software, di utilità che, accompagnano l'utilizzo del desktop grafico in modo da facilitare determinate operazioni. Uno di questi, software è quello che parla, praticamente replica un testo scritto e invece di appunto doverlo leggere con gli occhi, ve lo fa sentire con l'audio in modo che lo possiate sentire. Ecco, comunque, al di là dello scopo primario di questo programma, può servire a chiunque, ovviamente, è a disposizione di chiunque per far parlare il proprio terminale. Anche questo potrebbe essere utile in determinate situazioni, perché no, in un nostro script bash o
dove vogliamo noi. Come si fa a usarlo? Semplicemente SPD6, righetta 6 è il nome del programma. Io qua ci ho già messo l'opzione meno L per dire con quale lingua devi parlare. Ecco perché se non si indica la lingua, come dico qui, per difetto la pronuncia sarà in inglese. Il codice della lingua è quello standard, non so, ISO, come si chiama poi, IT per italiano, tipo DE per il tedesco, FR per il francese, EN per l'inglese. Ecco, fatto sta che se si tralascia questa opzione, prende comunque l'inglese per difetto. Allora, banalmente, prendiamo questo esempio e gli facciamo dire in italiano messaggio di prova. Ok, facciamo enter, vediamo un po' se funziona. Ecco, Messaggio di prova. avete sentito naturalmente la classica voce da computer dei film di fantascienza degli anni 80, 70, non lo so. Comunque avete sentito quella classica voce metallica, la si riconosce subito perché un po' in tutti questi film e nelle simulazioni dei robot e dei computer che parlano c'è sempre questa voce un po' così meccanica, metallica. Comunque, ciò non toglie Messaggio di prova. che ci legge, come dire, traduce in audio, pronunciato correttamente nella lingua indicata, un testo scritto. Qui ho messo direttamente il testo, ma nulla vieta di dare in pasto a questo comando un file intero con anche le pagine di un romanzo, per dire, non cambia niente, il principio è quello. Naturalmente si può anche cambiare lingua, come ho detto. Se mettiamo inglese, hello, banale, non andiamo sul difficile. Avete sentito hello, la pronuncia inglese che non è italiana, ecco, quindi vedete, cambiando lingua si può fargli cambiare pronuncia a questa voce. E voilà, anche questa pillolina interessante, che curiosa. Buono sapersi che c'è anche questa possibilità a portata di due tasti, ecco, basta digitare il comando ed è fatta. E il nostro terminale suona o parla come vogliamo noi. Poi passiamo, sì, a due punti un po' più, tra virgolette, impegnativi. Salvare l'output dei comandi che noi usiamo a terminale con il comando, stavolta, che si chiama TI, TEE, perché TI? Perché TI è il nome in inglese del pezzo a forma di T usato in idraulica, cioè di quel pezzo di tubo, non so se avete presente, proprio a forma di T, per la deviazione usata in idraulica per creare le deviazioni. Adesso sto tentando di aprire la pagina di Wikipedia nel browser così avete un'immagine, di questo pezzo T, vediamo un po' se l'ha aperto. Sì, eccolo qua, ecco, vedete qui, non è proprio una fotografia, ma T nel senso proprio di T, come la lettera T anche in italiano, perché ha forma di T, appunto, questo tubo a forma di T in idraulica fatto per le deviazioni. Questo perché? Perché l'uso di TI, TE come comando imita, diciamo, o richiama lo scopo di questo tubo a T in idraulica, ovvero noi creiamo un comando composto per la shell bash e possiamo inserire, innestare quante volte vogliamo questo comando TE in una pipe, quindi in una sequenza di comandi, e catturare l'output del comando precedente, quindi di sinistra in questo caso, lo vedete qui, lo cattura, lo salva in un file di testo, lascia andare avanti e non interviene in nessun altro modo TI, cioè non è che influisce sul funzionamento del comando se non ci fosse TI, se c'è o se non c'è non cambia niente per i comandi normali che abbiamo composto nel nostro comando bash. TI si innesta semplicemente per catturare l'output che sta passando e salvarcelo a parte e poi lascia comunque andare avanti questo output come se niente fosse. Ecco, TI ha proprio questo scopo, appunto, come questo tubo a T. Una volta detto questo, torniamo al nostro terminale e
appunto, come qui dico, come la derivazione a T del tubo dell'acqua, T cattura l'output di un comando prima di farlo proseguire come input per il prossimo comando. O addirittura, forse una descrizione più precisa, neanche che lo cattura prima di farlo proseguire, ma come proprio indicato qui nel disegno, intanto che l'output del comando precedente prosegue verso il comando successivo, TI contemporaneamente lo cattura e lo salva, ecco, più che prima di, ma durante, sarebbe più corretto. Però lascio così la descrizione, che forse è più facile da capire. Il tutto appunto si può svolgere in un comando complesso con più parti che compongono un pipe, quindi appunto dicevo in un comando complesso creato per bash tipo questo che me lo sono creato apposta a scopo didattico, che non ha un gran senso come comando, senso pratico, però ci permette di capire a cosa serve TI, quindi faccio già copia e incolla di questo comando qui pronto per essere eseguito. E cosa succede? Perché può essere utile TI? Per testare se funziona il comando come noi vogliamo, perché in un comando come questo, vedete, composto da varie parti, vedete qua, ecco qui, praticamente in questo loop, for i, in, eccetera, eccetera, qui incomincia una sequenza in pipe, eh? Quindi un comando che passa il proprio risultato al prossimo, quindi pipe, 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 ecco, in una sequenza come questa, se c'è un problema, cioè ovvero se il comando non fa quello che vogliamo noi, è difficile a volte capire il perché rivedendo il comando, magari ci sembra giusto, e allora ci viene in aiuto TI, molto comodo, perché noi lo innestiamo dopo ogni comando, vedete qui nel pipe io l'ho già innestato TI. Poi fa il prossimo comando, un altro TI, prossimo comando, un altro TI. E ogni volta salva in un file diverso, quindi vedete la forma di TI come comando è TI spazio S1, che è poi il file di testo S1 nel quale salva l'output del primo comando. Poi fa il secondo, TI S2 salverà questa seconda parte nel file S2 e TI3 salverà nel file S3. Quindi diciamo che la forma del comando finale, dovessi usarlo questo veramente, sarebbe senza i TI innestati perché non mi servono in questo contesto. Però li ho innestati per verificare passo passo cosa fa questo comando e verificare se fa quello che io voglio. In altri contesti è anche possibile che T invece proprio lo vogliamo mettere per, come dire, per registrare quello che il comando fa ogni volta che lo eseguiamo, per creare un giornale di esecuzione di questi comandi, perché se io lascio T c'è anche l'opzione per accumulare il contenuto in un file, ovvero se io uso TI in questa forma, TI S2, ogni volta che eseguo questo comando, S2 viene cancellato e riscritto, ma c'è anche la forma per dire a TI non cancellare quel file S2, ma continua ad accumulare ogni volta che ci passi, continua ad accumulare il contenuto. Questo vuol dire creare un giornale di esecuzione di questo comando. Ecco, pensiamo nel contesto di uno script bash più complesso, nel quale io ho bisogno, per un qualsiasi motivo, di sapere ogni volta che eseguo questo script, di vedere nero su bianco in uno o più file di testo che cosa ha eseguito quello script bash, io posso lasciare tranquillamente innestati questi comandi T dove voglio, dove ho bisogno, e questi ci penseranno loro a giornalizzare, ovvero a registrare l'attività di quello script ogni volta che lo esegua. Ecco, spero di essere stato sufficientemente chiaro. Comunque, se eseguiamo questo TI, questo, scusate, questo comando, vediamo un po'. No, però non in questa cartella perché non ho i file. No, allora, scusate, mi devo posizionare nella cartella giusta, se no è inutile eseguire il comando, che poi, anche se non ha nessuno scopo pratico, ma deve girare nella cartella giusta, se no non abbiamo il risultato. Quindi faccio enter e vedete che è uscito un certo quantitativo di roba. Perché? Perché la cartella, eccola qua, la cartella qui contiene un certo numero di file di testo che
uso o userò in altri video, non ha importanza, sono un tot di file di testo, fra i quali abbiamo i S1, S2, S3 che ho appena creato, scritto con il comando T innestato nel comando complesso che abbiamo visto qua. Giusto per capire cosa fa questo comando. Tra virgolette complesso, in un loop, quindi in un ciclo di iterazione, legge praticamente il primo comando, la prima parte, fa l'elenco di tutti i file di testo, praticamente, no? Di tutti i file di testo e vediamo il risultato S1. Vediamo un po'. Se ce la fa, eccolo qua. Vedete che ha creato l'elenco di tutti i file con l'estensione txt. Quindi, ups, ecco, con l'estensione txt ls asterisco.txt. TI ha catturato questo output e l'ha scritto nel file S1 che abbiamo appena visto. E niente, semplicemente l'elenco di tutti quelli che finiscono per txt. Praticamente tutti questi. Parte questo. Tutti questi li ha catturati, quindi ha fatto quello che ci aspettiamo. Il secondo comando praticamente esclude tutti quelli di questo elenco appena creato, esclude tutti quelli che contengono la parola testo. Quindi dovrà escludere questi due e basta, mi sembra. Questi due dovrà escluderli e T nell'S2, nel file S2, ha catturato il lavoro di questo comando grep-v testo. Vediamo un po'. E vediamo che ci sono ancora tutti i file di testo, meno quei due che hanno nel nome la parola testo. E ha fatto quello che ci aspettiamo. Terzo comando, esclude quelli che hanno la parola UBU, scritto così, U maiuscolo BU, sempre nel nome. Quindi di quelli rimasti. Io mi aspetto che sparisca l'ultimo. Vedete qui che c'è nel nome UBU con la U maiuscola, gli altri no. Quindi nel file, terzo file S3, TI deve aver catturato l'elenco di tutti i file.txt, esclusi quelli precedentemente, escluso anche quello UBU, quindi ne restano 4. E poi, vabbè, le ultime operazioni sono di quelli rimasti praticamente. File cut, ovvero elenca il contenuto di quelli rimasti. Infatti, vedete qui che l'output è partito da qui. Di quelli rimasti ha fatto praticamente il contenuto 1, 2, 3 e 4 file, credo, 4 file. Sì, 4 file erano rimasti. Vediamo un po' se è vero. 1, 2, 3, 4. Quindi ha fatto. La visualizzazione ha stampato il contenuto dei quattro file. Quindi, a parte il capire un attimo cosa fa questo comando, giusto per non essere completamente ignari di quello che fa, lo scopo di questa pillola di Ubuntu che parla di TI è mostrarvi che, appunto, grazie a TI possiamo semplicemente e in modo molto confortevole catturare pezzo per pezzo cosa fa un comando composto e verificare che faccia veramente quello che noi pensiamo che debba fare. Quindi qui è un comando banale. Immaginatevi in uno script bash molto più ampio, molto più complesso, quanto può essere utile in poter innestare un comando semplicissimo come TI che non disturba per nulla l'esecuzione, non influisce per nulla sull'esecuzione dei comandi, ma ci permette di catturare, di archiviare pezzo per pezzo cosa fa un determinato comando o una parte di script nell'ambito di uno script più ampio. Molto comodo, come sempre, ho parlato anche di opzione per accumulare il contenuto di questi file invece che riscriverli ogni volta. Potete usare il solito manuale, o l'help man TI o l'help TI, per verificare quale opzione sia, cosa bisogna fare, eccetera, eccetera. Potete approfondire per conto vostro se avete interesse o se avete necessità di usare questo comando TI e non l'avete mai conosciuto finora. Ecco, io vi do il principio di funzionamento, la base di funzionamento che vedete qui nella pagina Wiki, poi spetta anche a voi approfondire se avete necessità.
Ultima pillola, che sembra lunga nella scaletta, ma sono poi dei comandi anche ripetuti, è la traduzione di parole testi nel terminale. Ecco, qui facciamo magari pulizia. Ecco, cosa vuol dire? Che non c'è solo il mitico utilissimo Google Translator o traduttore di Google a nostra disposizione, ma abbiamo anche nel terminale un comando che ci permette di replicare su per giù le stesse funzionalità più o meno, con diversi servizi di traduzione, non solo con Google, come vedremo fra un attimo. Però qui dobbiamo installare qualcosa, laddove TI fa parte dell'installazione standard e altri comandi che abbiamo visto prima sono già a vostra disposizione, qui dobbiamo installare qualcosa. Quindi, se vi interessa questo comando e volete provarlo, dovete usare questo comando. Copia e incolla di questo comando, installate il pacchetto libtranslate-bin. Questo pacchetto vi porta ad avere a disposizione il comando translate, quindi traduci bin. E vediamo un po' di conoscerlo meglio questo comando. Quindi questa prima forma del comando: list pairs, ovvero elenca le accoppiate, le coppie di lingue possibili. Quindi, grazie a questo comando, io posso tradurre da questa lingua verso questa e viceversa, ma di quali? Ecco, con questa forma del comando io posso sapere quali comandi conosce, quale coppie di lingue conosce questo comando. Quindi, se faccio così, vedete che ce n'è tanti, vedete? Quindi la colonna sulla sinistra mostra la lingua dalla quale o quella che voglio tradurre, freccetta in quale lingua posso tradurre la lingua di sinistra. Quindi vedete che è ripetuta ovviamente quella di sinistra e poi in accoppiata verso destra in quale posso tradurre. Vedete, spagnolo, addirittura è talmente lunga questa lista che sono arrivato in cima e il terminale non me l'ha più tenuto. Quindi, voleste vedere tutte le accoppiate delle lingue, vi conviene deviare l'output, con un comando tipo questo. Quindi non scriverlo, stamparlo a terminale perché non ci sta tutto, ma lo deviate su un file di testo e poi andate a vedervi tutte le accoppiate delle lingue in questo file di testo. Io non lo faccio, ma vabbè, tant'è. Poi, quali servizi di traduzione riconosce questo comando? Un altro, list services, quindi mostra quali sono i servizi riconosciuti e utilizzabili potenzialmente da questo comando. Faccio così e vedete che ne escono diversi, da Babelfish, Sistran, Google, Free Translation, Kataku, Papien, cioè, insomma, anche nomi un po' particolari. Questi sono quelli sulla carta, dico, capirete fra un attimo perché, sulla carta disponibili. Di questi io ho provato quelli che veramente funzionano per noi, almeno nel nostro mondo occidentale, delle nostre lingue. Non sono tutti questi, quelli che ci danno un risultato utile, ma ho visto che quelli buoni sono il Free Translation, Sistran e Google. Quindi Sistran, Google e Free Translation. Questi sono quelli che funzionano senza troppi problemi, ecco. Quindi non tutti i servizi naturalmente danno le stesse traduzioni. Questo anche via web, non è questione di questo comando. Se provate una traduzione col traduttore di Google, ve ne dà una in un certo modo, lo provate con un altro, ve lo darà magari uguale, magari leggermente diversa con altre parole, insomma, dipende da come sono stati creati o da chi ha contribuito le traduzioni di quel tal servizio. Questo è scontato, ma dovevo dirlo. Ecco, facciamo delle prove pratiche a questo punto, Perché no? Per esempio, tradurre una frase dall'inglese all'italiano, un classico. Allora, facciamolo in modo semplice. Qui, dicevo, la scaletta è lunga perché ho replicato per i tre servizi praticamente lo stesso comando, però ve li mostro, tutti e tre, che ci vuol poco. Banalmente, metto una stringa direttamente, cioè non do in pasto un file di testo da tradurre o
o cosa del genere, ma con un echo, un comando echo, mando inoltre al translate bin questa frase da tradurre in italiano. Quindi il gatto che cammina sulla tastiera praticamente. The cat walks on the keyboard. Ecco, insomma, pronuncia così, lasciamo stare, va. Quindi con un pipe lo si manda in pasto, lo si dà in pasto al translate bin, gli si dice opzione meno F, che vuol dire from, ovvero da quale lingua vuoi che traduca, quindi meno F, from N, inglese, sempre i codici ISO standard delle lingue, quindi dall'inglese, ti confermo che è dall'inglese che voglio tradurre, meno T che sta per tu, quindi from tu, meno T tu italiano. Ecco, e il meno S, chi se lo ricorda, non mi ricordo, servizio, con quale servizio vuoi che traduca? Meno S, servizio, Google. Facciamo Enter, lui traduce, truc, e vedete che con un po' di, diciamo così, di messaggi di porcheria, un po' così, tecnica a contorno, alla fin fine. Eccolo qua, la traduzione di Google Translator, il gatto cammina sulla tastiera. Dovrebbe essere lo stesso servizio che abbiamo qui nel web, quindi se io metto la stessa frase, ops, la stessa frase, copia, incolla, il gatto cammina sulla tastiera. Ecco, quanto vedete nel terminale per quanto riguarda Google era esattamente la stessa cosa, che vengono richiamati tra virgolette le stesse meccanismi del traduttore via web. E voilà, avete visto che funziona. La stessa cosa è, ma vi mostro giusto, non so se c'è una differenza di traduzione fra un servizio e l'altro, però vi mostro se ce la faccio senza dimenticarmi il copia e incolla. Quindi incolla, ups. Allora, cancelliamo questo che non c'entra niente, quindi stesso disposizione però col servizio sysTran, Enter. Vedete che sysTran è un po' meno sporca la traduzione, dà solo un body uguale, poi però vedete che la traduzione è, non so, come dire, ridicola, le passerelle sulla tastiera. Non so se è sottointeso il gatto che fa le passerelle sulla tastiera, però è già da interpretare un po' di più questa traduzione. Diciamo che probabilmente da un servizio all'altro, forse varrebbe la pena tradurre con più servizi e prendere quella che ci sembra migliore. Proviamo con l'ultima, Free Translation, vediamo che effetto che fa. Servizio Free Translation. Questo è il più pulito di tutti perché torna proprio solo. Il gatto cammina sulla tastiera, ottima traduzione e senza porcheria contorno, quindi torna proprio il risultato. Direi che Free Translation dei tre, al di là della qualità della traduzione, che in questo caso è comunque ottima, è quello che torna un output più pulito rispetto agli altri servizi. Comunque vedete che funziona, eh? E ovviamente è anche possibile dare in pasto un file, non solo una stringa via echo, ma per esempio con cat possiamo dare in pasto un file direttamente. Invece di rifare tutti e tre i comandi, io quasi quasi farei solo quello con Free Translation, perché no, solo con l'ultimo. Il traduz deve essere un file che io avevo preparato tempo fa, e questo, il traduz, vediamo un po' cosa ci ho messo dentro. Questo è un testo di prova, punto, il gatto cammina sulla tastiera, punto, il pappagallo sgranocchia un biscotto, punto. Questo è il testo che io voglio tradurre. Il comando è sempre quello, a parte che cat traduce, quindi do in pasto il contenuto di quel file in pipe translate from italiano. Scusate, l'esercizio è cambiato, eh? Ho scritto un testo in italiano e voglio ottenerlo in inglese, quindi from questa volta non inglese ma italiano, T to inglese, servizio free translation. Vediamo cosa succede. Enter. Allora, vediamo un po'. Vediamo un attimino se ci riesco. Allora, il primo, questo è un testo di prova, l'ha tradotto con This is a text of test. Vabbè, sì, va bene, no? Il gatto cammina sulla tastiera. The cat walks on the keyboard. Va bene. Il pappagallo sgranocchia un biscotto. The parrot munches
e cookie, che a me sembra che è buona come traduzione, no? Tutto sommato. E vedete che funziona, eh? Quindi da terminale. E come sempre, non mi stanco mai di dirlo, ovviamente qui vedete il singolo comando fuori da qualsiasi contesto per mostrarvi come funziona, ma immaginatevelo in un eventuale vostro script bash dove avete bisogno di tradurre qualcosa, lo potete integrare dove volete ovviamente. Una volta che si conosce il comando, lo si può sempre sfruttare e integrare in qualsiasi ambito script bash che vogliamo. Ecco. Voilà, come dico ancora qui, questo comando può essere utile in uno script bash senza dover far capo al browser, quindi per le traduzioni. Perché no? Vedete che funziona, eh? Soprattutto con questo servizio Free Translation che ci torna, diciamo, i risultati puliti, eh? Vedete, senza nessuna informazione tecnica contorno come Google. Voilà. Con questo, sì, siamo arrivati in fondo. Ecco, finita questa, nona puntata delle pillole di Ubuntu. Spero che anche stavolta vi sia interessato quanto vi ho presentato. Con questo vi saluto e vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!